Ciao ADC, sono Gabriele Magnato e sono qui per raccontarvi che cosa abbiamo fatto a Pantelleria. Che cosa abbiamo fatto? Perché poi è fondamentale forse raccontarvi, no? È per questo il video, ragazzi, giusto? Il famoso comitato scientifico di Leo Burnett ha scoperto che su Pantelleria ci sono più Fiat Panda che persone. Pensate che all'interno proprio di Leo Burnett c'è un reparto che fa solo queste cose, cioè va in vacanza nei posti a scrocco. Ma io non ci ho creduto e così sono andato a contarle. Una panda, due panda, tre panda, quattro, nove panda, la sua la panda, 14, 15 e 16. Salve, ehi, è il 34esimo. Che emozione si prova ad essere 34esimo? È la centesima. Quante panda c'ha lei? Circa 200 panda. E allora, idea. Quest'isola si chiama Pantelleria. Quindi? Qui ci sono più panda che persone. E quindi? E quindi chiamiamola Pandelleria. Mentre attendavamo una risposta, siamo andati a parlare con i panteschi. Una panda, finestrino abbassato, delle api come animale domestico, no? Tutti i miei amanti li porto qui, diciamo, verso l'imbrunire. E il tuo ufficio? Sì, che è la panda. Nella panda. Panda Jurassic Panda. L'hai comprata così, no? No, 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 l'abbiamo rifatta tutta. Questa qua è la tua? Sì. Mimetica. Insomma, per fortuna il progetto è piaciuto, e non solo a mia madre. Ne hanno parlato! Cioè, ma davvero così tanto? 146 milioni! E lo hanno pure condiviso, Insomma, dovevamo celebrare i 40 anni di Panda facendo un po' di caciare, a quanto dico non ci siamo riusciti. Che poi, se è stato tutto sto successone, com'è che non si ricordano il mio nome? Ricorda il mio nome? Sì, sì. Come mi chiami? Io mi sono scordato. Vabbè, dai, se siete arrivati fino a qui, vuol dire che non avete skippato il video come fate di solito. Quindi bravi. E come si chiudono i video di solito uno formale? Basta, così me ne vado. Finito.